Mi racconta la battaglia per avere la cittadinanza. No, non lo racconti. Allora la dico io. 28 anni che è in Italia e sposata con quanti figli? Uno. Eppure non riesce ancora a diventare cittadina italiana. Ma è perché l'ha chiesto troppo tardi? Non c'è motivo, secondo me, perché proprio non mi interessava di esserlo, di avere la Allora, cittadinanza italiana. Adesso i tempi che corrono, penso che sia anche giusto di averla. e deve impiegare 3 anni? Quindi Sì, per la risposta più o meno hanno detto che ci vogliono 3 anni per sapere. Sono sposata con un italiano, cioè non sì, è che ma da sono quanto tempo? da 15 anni. Ah, quindi prima non le interessava, adesso che Sì, le adesso interessa perché i come? tempi che corrono, poi Sì, ovviamente mi vabbè. sembra, mi ritengo anche giusto che E io quindi, abbia la cittadinanza perché a certo. me piace questa città, mi piace l'Italia, mi do da fare perché sono comunque una volontaria, non è che No, non faccio ma a parte niente. questo però le servono i 3 anni di risposta come fosse una appena arrivata. Esatto, secondo me, perché cioè, penso che dovrebbe essere una via secondaria, no? Per quelle persone che magari dopo 28 anni hanno deciso, perché mi è stato chiesto, per quale motivo la richiede, ho detto perché dopo 28 anni ho capito che forse sia giusto che io abbia la cittadinanza italiana, visto che sono comunque qui da tanti anni e ho la famiglia qui, appunto, tutto lì. Dove l'ha chiesta? Adesso ci va a chiedere, ci fa tutto tramite CAF. Quanto spende? Ah, beh, forse è meglio che non posso dire perché ognuno ha il suo prezzo, penso, non lo so. Sì, ma tipo. No, vabbè, lo stesso, non importa. Ma dico una cifra simbolica o. No, abbastanza sì. Ognuno ha il C'è suo, tipo quindi 100 euro? non lo so, Ancora non, deve. no. Quindi. No, per l'esame italiano ho fatto anche una cosa perché ci vuole ovviamente l'esame d'italiano, base B1 si chiama. Lì ho pagato di più per averlo prima, i risultati, perché comunque pensavo che entro un tot di tempo riesco a mandare tutta la documentazione che occorre, eccetera, eccetera. Però ovviamente anche lì CAF non aveva più posto, quindi mi hanno fatto. Ho preparato tutto verso novembre, invece mi hanno fatto il primo appuntamento che potevano mandarmi a gennaio e quindi è slittato il 2023, sono passato nel 24 e Dico, hai idea complessivamente di quanto spenderai in tutte le no, non operazioni? posso dirlo perché non voglio dirlo, Ma non no, 1500? beh, meno, però sì, comunque sono spese che. Sì, ma tipo, quindi meno di 500 euro Sì, sì, comunque. sì, 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 No, sì. no, perché è una procedura che tanti fanno, ma non si sa. È pentita di non averla chiesta prima? Ma direi di sì, perché ero contenta di essere in Unione Europea, ma qua anche l'Unione Europea non lo so Ah. come sarà, come finirà, essendo appunto vicino dove c'è il vento di guerra, Certo. quindi. Ah già, perché la Polonia è vicina Eh sì, all'Ucraina. ci Ogni vado quanto un sacco. torna? Ma ci vado spesso a casa, ora meno perché Qual è la sua città? ovviamente sono vicino a Bielorussia. No, Come si chiama? non lo dico. Ma è una città grande o piccolina? Sì, abbastanza grande, sì. Bene, allora grazie.